Ok, allora siamo con l'assessore Nico Stallone. Una giornata di sport. Parliamo di sport, perché parlare di sport integrato è quasi riduttivo. Invece lo sport è bello perché ci si diverte, ci sta insieme, è integrazione, è divertimento, è passione e amore. Ma mi hai tolto le parole, cosa molto difficile, però è vero, hai parlato con il cuore, e quando uno parla con il cuore, voglio dire, va sempre all'obiettivo o alla meta, anche qui per parlare in termini sportivi. È una giornata di sport a tutti gli effetti, saranno presenti le tantissime discipline sportive nel circolo Carisap, che si mette a disposizione, che è un circolo dove è iniziato il primo discorso di integrazione per quelli che sono sport paralimpici, per quelle che sono persone che in qualche modo possono avere delle disabilità più di carattere a volte intellettivo che fisico, dove si cerca in qualche modo, questo nuovo modo di chiamarlo sport integrato, di far sì che chiaramente ci sia un connubio, un'integrazione tra persone che possono avere delle disabilità e persone normodotate, il tutto a fare un qualcosa di insieme dove non ci sono differenze, dove quello che prevale non è la competizione, ma come hai detto prima tu, è la passione, l'emozione, quello che solo lo sport, io dico da sempre, riesce a produrre e a trasmettere. Lo sport è amore, chi riesce e capisce queste cose quando vede qualsiasi disciplina sportiva, qualsiasi persona che la pratica, chi sia che sia normodotata, sia che abbia disabilità, sia che sia adulto, sia che sia anziano, sia che sia bambino, si emoziona, perché lo sport è emozione. Questa è una giornata piena di emozioni, perché come puoi comprendere, oltre al piacere di vedere tante discipline sportive, quasi una piccola olimpiade, c'è anche la fortuna e la possibilità di vedere questi ragazzi che hanno voglia, capacità di dimostrare che si possono superare le barriere.